Bentornato sul mio canale. Come stai oggi? Hai programmato un weekend interessante? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oggi è domenica 9 gennaio 2022. Oroscopo Leone. Segno fortunato. I preferiti dalle stelle, Luna e Marte in primo piano. Vi sentite i prediletti dalle stelle e avete ragione, con la Luna, Marte e l'asteroide, tutti favorevoli. Cavalcate la giornata con disinvoltura e una buona dose di sano ottimismo. Vi basta uscire dall'ambiente quotidiano anche di pochi chilometri per cambiare radicalmente i colori dell'umore, il famoso stacco della spina e dai pensieri della pandemia e della crisi occupazionale, che altrimenti, stando a casa, continuerebbero a occupare la vostra mente. Nervosismo alla guida osservando lo scorcio svilito da edifici o capannoni assurdi o ingombri di rifiuti, il vostro spirito ecologista insorge. Impossibile cambiare la testa alla gente, ma almeno le leggi sì. Dialogo salva coppia, Mercurio aiuta anche all'opposizione, presi per il verso giusto anche i problemi di rapporto si ridimensionano, se il sentimento tiene trovate comunque modo di comunicare. E il pensiero nel senso generico del termine, tutto ciò che è legato a un'idea fissa. Quello che segue è imminente, accadrà tra poco. Piccole critiche in agguato, dicerie di poco conto sulla vostra persona. Sarete al centro dell'attenzione delle persone, anche di quella che desiderate amare. Cambiate atteggiamento con il vostro partner finché siete in tempo. I single invece dovranno stare attenti alle nuove amicizie. Non tutte potrebbero rivelarsi giuste. Giornata ottima per comprare vestiti e prodotti per la bellezza. Fascino sugli altri con i tuoi modi di fare. Oggi tentare la fortuna potrebbe essere una buona idea, con Marte e Giove in aspetto favorevole ci potrebbero essere ottime e concrete possibilità di risolvere anche qualche problemino economico. Fate pulizia nella vostra vita a partire da subito, mettete da parte rancore, odio e gelosia e fate una scelta nelle amicizie. Mercurio si ostina anche oggi a complicare i vostri rapporti con gli altri, solo un sano e pacato dialogo potrà farvi attraversare questo giorno indenne. Qualcuno si è accorto di voi e di quello che provate, ora cercate di saper aspettare i tempi che maturano e non precipitate le cose. Otterrete la promozione agognate. Abbiate solo più fiducia nelle vostre capacità. Le vostre incertezze potrebbero essere completamente dissolte se solo riusciste a programmare meglio la vostra vita, oggi cercate di fare il possibile per mettere ordine nella vostra vita. Occupatevi di più del vostro partner e non date nulla per scontato. C'è qualcuno vicino al vostro lui, è pronto a giovare delle vostre disattenzioni. Subirete una sorta di rallentamento, ma per ovviare a questi inconvenienti, potete almeno cercare di non distrarvi, portando a termine il vostro obiettivo. Le sfide che vi attendono potrebbero non essere delle passeggiate e potreste dover trascurare gli affetti. Qualcuno si risentirà di un vostro atteggiamento premuroso, considerandovi troppo invadenti. Se sono in corso dei cambiamenti nella vostra vita, dovreste cercare la via più adatta per portare qualcuno dalla vostra parte. È sempre Marte Sagittario il paladino dei vostri successi di questo momento. Il benefico astro vi consente infatti di avere in ogni settore della vostra vita grinta e una comunicazione chiara e senza fraintendimenti, vi farete capire con grande franchezza e senza giri di parole. In famiglia vi preparate alla pausa domenicale di domani con grande entusiasmo e buona volontà. È l'occasione oggi per guardare quali sono le fiabe, i racconti che si legano con maggiore evidenza al vostro segno. Una favola famosa che racchiude la fugacità del potere e dell'autorità, che tocca il leone, è i vestiti nuovi dell'imperatore di Hans Christian Andersen, dove il marchio della regalità viene demistificato e reso genialmente ridicolo. Un altro racconto, questa volta tratto dalla cinematografia recente, è senz'altro Il Re Leone. Un classico Disney, in cui si incontrano tutti i valori leonini di generosità, slancio, autorevolezza. Giornata interessante per parlare di cose importanti. Sul lavoro c'è tanta ansia perché avete tante cose da fare e poco tempo a disposizione. Insomma, rimboccatevi le maniche. Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l'ammirazione di chi vi circonda e avrete la risposta pronta.
Siate tolleranti, più che altro, perché non tutti saranno in grado di tenere il passo con il ritmo. Attenti al fegato e a non mangiare troppo. Provate a lasciare una porta aperta per le persone che vi conoscono ancora poco e non si sono fatti una idea precisa su quel che avete costruito fino ad ora. Sicuramente ci saranno occasioni per discutere. Se sarete propositivi nei loro confronti, riuscirete a connettervi più velocemente e a raggiungere anche un livello più soddisfacente di fiducia. Lavorerete meglio, a qualsiasi cosa stiate pensando. Che voglia di muovervi, di uscire dalla città anche per una breve gita, un'escursione culturale, due passi nella natura. Così reclama il focoso trigono lunare, che vi invita a praticare sport e a uscire dal guscio. Ma il partner attratto da altri interessi vi dissuade con la dialettica razionale e inappuntabile di Mercurio all'opposizione. Sarete anche re della foresta, ma stavolta vincerà lui, il Demostene di famiglia. Amore ed Eros. Due punti. Le situazioni più strane e imprevedibili danno lo svitaccia al rapporto, che si riscuote dall'abbiocco. Con il partner vi piace dialogare e se anche scadete nella polemica, meglio quella che il silenzio. Svariate gli argomenti sui quali scontrarvi, dalla situazione politica alle educazioni dei pupi, l'essenziale è trovare un punto di contatto, non esiste mai una sola verità. Per i single, un incontro casuale potrebbe rivelarsi più fruttuoso di quanto pensate, proprio nel momento in cui avevate perso la speranza. Per chi è in coppia, invece, vento in poppa e avanti tutta. La configurazione celeste odierna vi fa comunicare con la persona amata al momento opportuno e specie se avete in progetto una conquista amorosa che da tempo non vi dà tregua. Favoriti nati in agosto. Lavoro e denaro? Ottima idea concedersi una giornata sulla neve, ammesso che il programma non sia troppo algido rispetto al vostro carattere cagliente, calibrato sul solleone e che le paranoie pandemiche non vi facciano preferire contesti più solitari. In questo caso potete sempre ricorrere alla ciaspolata nel bosco, lì al massimo potrete incontrare orsi o lupi, ma umani no. C'è voglia di cambiamento nell'aria e questa si riversa anche nel campo degli impegni professionali. Non abbiate fretta perché questo desiderio sarà presto assecondato e otterrete soddisfazioni. Oggi accoglierete una richiesta d'aiuto che vi viene da un vostro collega in difficoltà, dando un'ennesima prova, se ancora ce ne fosse bisogno, di disponibilità e di buon cuore. Benessere. Nessun problema manifesto, se un malanno c'è, latente o autoimmune, tenetelo sotto controllo. Siete voi i vincitori. I colori portafortuna della salute, verde e giallo limone, un bracciale di giada o un quarzo citrino i vostri talismani di benessere. Potresti sentirti frustrato dai giudizi altrui, cerca di essere compassionevole. Fai un passo indietro e prenditi una pausa. Nuotare sarebbe raccomandato ora, al fine di rilassarti il più possibile. Per lei, è il pensiero positivo che vi rende così interessanti. Al di là del look e della simpatia, quando serve una ricarica di ottimismo amici e parenti sanno dove rivolgersi. Per lui, divergenze di opinione con la vostra lei riguardo al programma del vostro weekend, il vostro talento è sapervi confrontare serenamente trovando un compromesso per entrambi. Colore delle emozioni, azzurro cielo. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.